Ciao ragazzi, benvenuti in diretta a Ciao, Cinepatia. Questa sera, benvenuti. come le altre volte, partiamo a schermo immediatamente diviso in questa collaborazione proficua con Alessandro. E questa sera parliamo di, insomma, io la volevo fare già quando abbiamo lavorato insieme in altri lidi con Alessandro, questa puntata monografica su un gigante di quei 5-6 giganti della cinematografia italiana in particolare, non che, ne, che, insomma, che non ce ne siano stati molti altri, ma in particolare, probabilmente, mi diceva Alessandro, il più trasformista, il più capace di mostrare ambiguità, colui che ha collezionato una marea di tagli della critica o della censura, di espulsioni, insomma, parliamo di Super Ugo Tognazzi. Super Tognazzi questa sera con Alessandro. Sì. Alessandro, ti lascio la parola per dire insomma, due parole iniziali su Ugo, poi andiamo a Allora, rotta. innanzitutto saluto tutti, a te Teo e sì, beh, vabbè, Cotognazzi li chiamavano i colonnelli, no? Cioè lui, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, l'ho detti tutti, diciamo i quattro attori principali del nostro cinema. E Ugo Tognazzi, diciamo, secondo me si può introdurre dicendo che i figli dicevano di lui che era un ugoista, cioè dicevano che era più attore che padre. Però secondo me lo dicono con affetto, l'hanno sempre detto con affetto, non lo dicono con rancore. Dicevano: mio padre, prima di tutto, era un attore nato, quindi non è che non volesse fare il padre. Era talmente bravo nel suo mestiere che veniva forse un po' prima l'attore del padre, anche perché lui, come è stato detto da molti, non ha fatto delle scuole vere e proprie, portava soprattutto se stesso, le sue interpretazioni. Quindi, come dicevamo pure nel backstage, insomma, quando abbiamo preparato la puntata, era uno di quegli attori che portava la sua vita, il suo amore per le donne, per il cibo, per la vita in generale. Era uno di quelli che si nutriva di quello quando doveva fare un ruolo, quando doveva interpretare un ruolo. E è passato però, come molti attori, molti grandi attori, da una fase comica a una drammatica, perché all'inizio lui faceva una trasmissione che si chiamava 1-2-3 con Raimondo Vianello, dove facevano degli sketch. Tra l'altro poi sono stati cacciati perché c'è stato questo episodio, non so se comico o increscioso, perché c'era De Gaulle che incontrò Gronchi e a un certo punto Gronchi non trovò la sedia e cascò, praticamente perché non si riuscì a sedere sulla sedia e cascò. E Vianello e Tognazzi fecero la parodia di quello che era successo. Vianello disse a Tognazzi: ma chi ti credi di essere? Lui rispose: nessuno, tutti possono cadere. Esattamente, cacciati, pam, via di Via. colpo, perché veramente, beh, loro hanno Cacciati. avuto una sinergia eccezionale che io annuncio, ragazzi, questa sera, siccome è una puntata monografica su Tognazzi, non ci addentreremo quasi per nulla, ovviamente, nell'accoppiata Tognazzi-Vianello, non perché non rispettiamo Raimondo, che è stato, No, perché insomma, cioè, scherziamo? Raimondo Vianello, un gigante, Bravissimo. anche e soprattutto dell'intrattenimento, poi in tarda età, insomma, Certo. veramente un personaggio incredibile. Dello Però sport. è Cioè, esatto. voglio Ed è dire, necessario, però, per noi, ovviamente, fissarci innanzitutto su questo personaggio qua, insomma, sul nostro Ugo che, come giustamente hai detto, è passato facilmente nella propria carriera, anche in diverse situazioni, in diverse fasi, anche alternate l'una all'altra, dalla commedia al drammatico, al film di satira, al film d'autore, alla regia e all'interpretazione contemporanea, quindi veramente un personaggio che nei suoi 68 anni di vita, purtroppo decisamente purtroppo. troppo pochi, insomma, ha dato al cinema. Ragazzi, adesso io non ho contato quanti film, ma lui ha fatto, cioè, non lo so, avrà fatto una quarantina di film più di Totò, e Totò ne ha fatti 97, quindi Sì, stiamo parlando di un no, ma infatti è stato personaggio. detto, sì, ha fatto una quantità di film immane tra la prima parte della carriera, come dicevamo, come dicevi anche tu, quella comica e quella dopo,
drammatica, ma anche di cinema d'autore, perché poi lui ha lavorato con Ferreri, Pasolini, voglio dire, ha lavorato con Monicelli, perciò insomma dopo ha avuto veramente una carriera fulgurante, assolutamente. Ma la cosa bella è che lui faceva queste grandi cene, perché era, come sappiamo, un grande appassionato di cucina. Oddio, molti suoi amici dicevano che in realtà non sapeva cucinare. Cioè, c'è questa cosa che Paolo Villaggio, che era un suo grande amico, che tu, sul quale tu hai fatto una puntata, perché insomma, se la meritava tutta, secondo me, diceva che lui faceva a Velletri queste cene dei 12 apostoli, le chiamava, e chiedeva a tutti di dare un voto, insomma, di esprimere un parere su quello che aveva cucinato. E uno scrisse una volta, mi pare che proprio Paolo Villaggio disse una cagata, e lui ci rimase male. Come di Berbetti, voleva perché era ironico, ma se lo toccavi su certe cose smetteva di essere ironico. Quindi, poi giocavano a tennis, e in quell'occasione, però anche lì sai, bisogna vedere quanto è vero, in quell'occasione pare che Tognazzi si sia rifiutato di giocare a tennis quella sera con Villaggio, proprio per questo tipo di giudizio, ecco. Però ecco, Ugo era, per quello che lo conosciamo dalle interviste, da quello che è stato raccontato, dai libri anche di cucina che ha scritto, Ugo era effettivamente questo ugoista, e io adesso faccio vedere qualche foto, insomma. Ugo era innanzitutto Ugo così come lo vediamo qua, Ugo con le donne, ovviamente qui vabbè abbiamo una accoppiata che si commenta da sola, perché abbiamo Monica Vitti e Barbara Boucher, tratto dal set dell'Anatra all'arancia, un film di tardi anni 70, insomma una commedia di equivoci all'italiana classica, e poi l'Ugo in questo montaggio che è stato fatto con Ugo in trittico davanti a questo piattone, ecco. Abbiamo un Ugo che in questa foto, che è tratta ovviamente da Amici miei, in cui ci sono quattro giganti nell'arco di un metro e mezzo, insomma è stato anche un attore in grado, e qui mi dirai la tua, in grado praticamente di lavorare in maniera proficua con, non so, io credo almeno una quarantina di grandi attori della sua epoca in maniera praticamente sciolta. Cioè Tu dici con i colleghi. Sì, con i colleghi, cioè. E anche con le donne, perché con lui aveva, insomma, aveva anche una valutazione del valore attoriale di alcuni giganti donne che abbiamo nel cinema italiano, con cui poi insomma l'ha dimostrato in pratica facendo film, insomma con alcune di più, con altre di meno, però ecco, sì, ha lavorato. Perché secondo me, perché uno chiaramente vede poi gli attori anche in base a proprie impressioni personali, certamente per me ogni volta che lo vedo mi sconvolge il fatto che non c'era un'ombra di macchietta in quello che faceva, cioè era uno di quegli attori che non la sfiorava neanche la macchietta, non era proprio nel suo DNA, era talmente in grado di essere straziante in certi personaggi, più che vero straziante, che è una cosa già diversa di umanità, straziante. Sì. Sia che facesse l'omosessuale che viene sfruttato, ma non neanche in quanto omosessuale, ma in quanto ingenuo, in Splendori e miserie di Madame Royale, per esempio, di Caprioli, sia che facesse, l'uomo che decide per il disgusto che ormai prova per la società che lo circonda di andare a morire con degli amici in una casa, nella grande abbuffata di Ferreri, oppure che fa l'industriale cinico in Porcile di Pasolini. Quindi era in grado di dare ad ogni personaggio quello che richiedeva, senza sforzo, secondo me apparente, ma in realtà con una naturalezza che era, gli veniva dal fatto che pescava dalle sue esperienze, dalla sua vita. Sì, secondo me. Tra l'altro non ha mai dato un tono di, cioè nonostante lui abbia affrontato
spesso queste immagini, insomma, o dell'industriale disilluso o dell'industriale che viene allettato dalla vita in società facile, piuttosto che del fascista, piuttosto che del combattente che teoricamente vuole andare a distruggere una torre a Milano nella vita agra come rivalsa sì. sociale fino a poi integrarsi totalmente, non ha mai avuto quello che nel grandissimo, io qua mi piego, Gian Maria Volonté, c'è sì. sempre stato, che Gian Maria Volonté, insomma, la sua partecipazione politica, non si può negare, è sempre stata molto più evidente rispetto a questo camaleontico Tognazzi, ecco. Sì, è vero, se sei d'accordo sì, è vero. Perché Gian Maria Volonté era molto, cioè secondo me non concepiva, almeno da quello che ho visto e ho letto, la professione dell'attore se non in senso politico. Esatto. Sì. Ha partecipato a film che in questo senso sono emblematici, come abbiamo detto quando abbiamo fatto la puntata Toto Modo, piuttosto che La classe operaia va in paradiso, esatto. O comunque film che erano fondamentalmente politici. Tognazzi invece ha proprio dato un ampio spettro dell'umanità italiana, del tipico italiano, perché anche sì. lui lo ha incarnato. Poi spesso ha fatto industriali, come l'industriale che fa in La tragedia di un uomo ridicolo di Bertolucci, veramente. Dove lì veramente secondo me si sentì promosso in Serie A, perché tra l'altro vinse la Palma d'Oro sì, sì. come miglior attore, e lì mi ricordo che disse proprio lui che era stato quasi promosso perché lavorava in film comunque d'autore, con un grande autore che era Bertolucci, e lì se lo dice da solo nel film: sono ridicolo, lo so da quando avevo 5 anni, ma ho il mio stile. Sì. Secondo me potrebbe un po' racchiudere un po' quello che lui pensava, forse anche di se stesso. Era molto umile, secondo me, in realtà, da quello credo proprio si di poteva, sì. Si poteva pensare il contrario, ma invece secondo me era umile. Infatti Paolo Villaggio racconta che una volta stava al Maurizio Costanzo, assistette a una litigata fra Sgarbi e Cecchi, mi pare. Sì. E a un certo punto Villaggio gli chiede: ma perché sei stato zitto? E lui gli rispose: perché fino adesso non ho capito un cazzo, nel senso che poi vabbè, lì l'ha detto apposta sicuramente per fare in modo di farsi beffe in maniera satirica ancora di più di questa gente che litiga, diciamo, in maniera mediatica. Però, se secondo me sì, Vidal l'ha detto per prendere in giro, Vidal sì, l'ha detto sì. pure però perché secondo me riconosceva quando magari delle cose sì. che sapeva. Sì. Voglio dire. Quindi lui arrivava da una Cremona, insomma, di abbastanza umili natali in termini di istruzione, di crescita, e poi ha avuto tra l'altro la capacità di essere incredibilmente camaleontico anche nella gestione della dialettalità durante i suoi film, perché ha fatto film praticamente parlando in quasi tutti i dialetti principali necessari ai film, in maniera convincente tra l'altro. Sì, è vero, sì, anche in quello era fenomenale, perché abbiamo detto, pur non avendo fatto delle scuole, insomma, specifiche, comunque era sia professionale, come hai detto tu, perché ti sapeva fare qualsiasi dialetto, che umano, e quindi capace di restituire la gamma di espressioni che veniva chiesta dai registi con i quali lavorava. Quindi se per esempio in Amici miei fa questo Conte Mascetti che fa la supercazzola, che oramai è una cosa talmente popolare che è scritta sulle magliette, sì, i ragazzini esatto. anche se hanno solo 18 anni la conoscono, ha abbattuto un po' le barriere del tempo, perché lui la fa alla suora, al vigile, al prete, cioè sì, ha modo sì, di farla sì. varie volte nel film. Sì. Quella che secondo me la mia preferita è quella del vigile, che poi arrivano tutti quanti, arriva pure sì, il prete. Sì, sì. Vabbè, insomma gli dice che erano d'accordo, che lo stavano aspettando, insomma se la giostrano un po' come gli pare, sta supercazzola col vigile. Quella che fa la suora di Pieghi in due, ma comunque, insomma, voglio dire, il punto è che in Amici miei, per esempio, dà pure queste lezioni di vita, per cui quando stanno alla cena, a un certo punto Gastone Moschin c'ha questa donna che lo sta facendo impazzire, gli dicono: sai che fai? Lasciala, piano piano te ne vai, prendi la porta, apri, la lasci, gli sì, dice sì, sì. Adolfo Celi, Adolfo dice: ancora Celi. Stai qui?
te ne vai. Ti ne vai. Apri la porta. E poi vanno a fare quella scena, vanno a fare, prendere a schiaffi la gente. Sì, vanno a fare, vanno alla stazione, sì, eccezionale, eccezionale. E che gli dicono, a un certo punto Maria gli dice, che cosa si può fare per tirarlo su? E si inventano queste bischerate. Andiamo alla stazione, che... meraviglioso. Bellissimo. Tutto inizio. Che poi quando danno i schiaffi, a un certo punto prendono a schiaffi il figlio di uno di loro. Perché... Sì, prendono a schiaffi il figlio di Philippe Noiré, cioè che parti sempre te. Dice, ma questo parte sempre. Sì. Eccezionale. Cioè, sta sempre a partire. Lui è stato, vabbè, ragazzi, adesso ovviamente ho preparato un miliardo di foto e di riferimenti e di film, ovviamente lui ha avuto l'occasione di partire a lavorare addirittura con Sua Maestà Totò, in Sua Eccellenza si fermò a mangiare, che vabbè, anche qua è una farsa basata sui tempi del fascismo, che però vede un Tognazzi che dimostra già subito, come dire, la distanza da una fase macchiettistica che addirittura al cospetto di Sua Maestà Totò non c'è, e questo già dimostra, come dire, sia la sua umiltà nel lavoro, perché Totò era comunque una persona molto esigente, molto diversa da quello che può sembrare il personaggio comico. Ma poi, ragazzi, ci sono un miliardo di film, per cui attenzione, adesso non mi scrivete ma hai saltato questo, hai saltato, è ovvio che ho preparato, ho preparato 90 foto per vederne alcuni di film, perché sennò impazziamo. Però quel film che a me convince molto, perché ma convince credo tutti, perché segna un po' il passo fra il neorealismo e la satira, ovviamente da citare, è Il Federale, che insomma nel 1961, Primo Arcovazzi. Questo personaggio che viene incaricato di trasferire un intellettuale a Roma, nel periodo in cui il fascismo sta cadendo e avrà modo di rivederlo. Certo. Esatto. E avrà modo di vedere che cosa è effettivamente la forma della sua ideologia, e non a caso, adesso ti lascio dire qualcosa riguardo a questo film, assolutamente non a caso incontra, ragazzi, sono tutti grandi nomi, non a caso per questo tipo di farsa a metafora la satira e il neorealismo incontra Luciano Salce, insomma non stiamo parlando di un chiunque, ecco, al cinema. Luciano Salce che a un certo punto l'ha intervistato, io ho ritrovato un'intervista di Luciano Salce proprio a lui, in cui diceva che effettivamente lui con questo film aveva fatto un salto di qualità. Poi sì, questi sono film, secondo me, che forse mentre venivano girati, cioè mentre si giravano questi film, secondo me forse neanche gli attori registi potevano avere la consapevolezza che poi dopo sarebbero diventati iconici in qualche modo. Questa era la magia del nostro cinema, secondo me, di quegli anni. Loro giravano il film, qui vabbè, Stefania Sandrelli che insomma non ha bisogno di presentazioni, però voglio dire, giravano questi film senza la consapevolezza che poi in futuro sarebbero diventati iconici. Quella scena in cui vanno in sidecar con il professore, sì, lui comincia a dire buca, sasso, buca con acqua, buca con fango, cioè sì, questa successione, voglio dire, è una successione che forse, io non so adesso se loro lì avevano la consapevolezza che sarebbe diventata poi iconica, ma non credo, penso solo che l'hanno girata, era talmente scritta bene, siamo sempre lì, sì, è stata talmente ben recitata sia da lui che da George Wilson, che a un certo punto poi dopo è per forza diventata quello che è diventata. Tra l'altro poi Vianello a un certo punto gli ha detto, meno male che il film all'inizio si doveva fare con me che facevo te e tu che facevi il professore, sì, l'antifascista, esatto, e sì, invece alla fine non se n'è fatto niente, perché Vianello però senza credo rancore ha detto, io ho fatto TV, tu hai fatto il salto di qualità al cinema. Invece sì, poi c'è Gianni Agus, c'è Renzo Palme, insomma ci sono anche nei ruoli cosiddetti minori degli attori, sì, dimenticabili, esatto. C'è Stefania Sandrelli, appunto, che lavorerà poi più volte, tra l'altro, con Tognazzi, Stefania Sandrelli durante la carriera. Ci ha fatto Dove va in vacanza, La terrazza, insomma, sì, così. Però
ripeto, erano soprattutto poi film, quelli come Il Federale, che davano l'idea dell'Italia perché era un viaggio il film. Sì, loro esatto. Fisicamente compiono un viaggio con questo esatto. professore, imparano a conoscersi come nella tradizione del buddy movie, cioè del film di coppia. Sì. E due persone apparentemente distanti invece si riconoscono. E quindi sì. Il lavoro con Giuliano, con Luciano Salce prosegue con un classico che lancia, perché ragazzi veramente Tognazzi ne ha fatte di tutte e di più, lancia l'introspezione del quarantenne in un mondo attirato da quasi dalla minorità. Cioè voi sì. mettetevi nell'ordine di idee che noi siamo nel 1962. Quindi con La voglia matta, il quarantenne che si ritrova frustrato a volersi unire a un gruppo di ragazzotti, tra cui c'è la Katrin Spack di cui lui si invaghirà, sono argomenti, cioè lui da qui in poi, ragazzi, farà fino all'epoca del taglio della censura, mettiamola così, lui da qui in poi farà una quantità di film incredibili che verranno o tagliati o vietati o portati addirittura in tribunale, perché adesso ti do la palla perché tra poco vedremo un faccione che darà il cambio alla carriera di Tognazzi e anche al cinema italiano, farà una quantità incredibile andando a parlare di voglie nascoste, di bigamia, di piccolezza dell'uomo borghese. Insomma, di voglia di rivolta che poi diventa completa integrazione nella società. Cioè Ugo Tognazzi era veramente, lo ripeto per la terza volta, camaleontico. La voglia matta rappresenta un po' questo, e adesso ti lascio la parola perché a un certo punto di ritorno dalla Spagna e in ingresso alla vita di Tognazzi arriva questo signore qua, che è un signore sì. insomma, che ha segnato il passo, Marco Ferreri. Questo signore lo adoro perché, secondo me, io ho molta nostalgia del cinema che faceva questo signore, che è Marco Ferreri. Esatto. Perché in un'intervista lui ha detto: in questo paese di merda, di ladri, io sono stato portato in tribunale per La Peregina, uno dei suoi film, ma non è stata la sola volta, purtroppo. No, esatto. Dai carabinieri, cioè mi sono venuti a prendere come se fossi un ladro, un assassino. Allora, lui non si è perso nemmeno una delle udienze dove l'hanno portato, perché ha detto: sono dovuto andare a sentire quanto erano tristi le persone che mi accusavano e quanto era triste, quanto erano tristi le accuse che mi muovevano. Eh sì. Perché erano accuse piccolo borghesi, erano accuse di una banalità sconcertante, mi veniva detto dalle femministe che io parlavo male delle donne, quando non è assolutamente così, anzi parlavo del vicolo cieco in cui si era andata a mettere la cultura patriarcale maschile, esatto. tutto il contrario, descrivevo quanto l'uomo fosse oramai in una strada, si fosse messo infilato in una strada senza uscita, e di quanto la donna fosse superiore. Quindi non capisco di cosa stiamo parlando. Purtroppo la volgarità non era in quello che faceva lui, ma in come lo vedevano gli altri, perché insomma, voglio dire, lui ha diretto, tornando a Ugo Tognazzi, Tognazzi e altri grandi attori come Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, quindi questo cast italo-francese, perché lui in Francia veniva molto più considerato alla fine che in Italia, purtroppo, sì. spesso succede. E trovava anche i danè proprio a causa di questa situazione. Trovava i soldi banalmente, ma non tanto, trovava i soldi per fare i film che non gli davano qua perché avevano paura del cinema che avrebbe fatto. Esatto. E lui in Francia fa questo, anzi anche grazie ai francesi fa questo film che ormai è un capolavoro riconosciuto come La grande abbuffata, dove lì attacca frontalmente il vicolo cieco in cui si è infilata la cultura consumistica, la società consumistica, e però si rende conto che ci sono uomini e donne che sono disgustati e scelgono la via del ribellismo oppure comunque dell'anarchia di fronte a una cosa del genere. La storia di questi amici che vanno in una villa a uccidersi di cibo e di sesso, per lui è la metafora perfetta di l'unica
di quest'unica risposta che questi uomini, che comunque hanno delle professioni, sono tra virgolette dei borghesi, a un certo punto capiscono che la vita che fanno non ha senso, non porta da nessuna parte, fa schifo, è piena di falsità, di rapporti che non sono veri, di cose che non sono assolutamente autentiche, e perciò tanto vale andare e vivere secondo i propri desideri anche più bassi, cioè anche fino a morirne, sì. A morirne. In questa scena lui dice: perché ci metti l'uovo in questo piatto? Gli dice Marè, e lui: perché secondo i giudei è il simbolo della morte. Esatto, sì. Quindi a un certo punto praticamente gli sta dicendo: io sono venuto qui a morire, sì. Perché di fronte, qui vabbè, c'è la scena della purea che secondo me mi dimentica, quando praticamente c'è Michel Piccoli che ha delle flatulenze, lui dice: ti do il purè perché fa bene all'aria, c'è una cosa indimenticabile. Sì. Però Ferreri era un po' come Pasolini, riportava sulla scena i veri patemi del corpo, sì. Cioè, quindi sì. Le vere ansie del corpo, i problemi fisici, e quindi i mal di stomaco, senza entrare nel merito, insomma, le flatulenze. Proprio sì, ci sono delle scene. Sì, ci sono sì. Delle scene in questo senso, nella grande abbuffata, come quando esplode il cesso, che insomma sono, sì, sono paradigmatiche. Il cesso esplode perché sta esplodendo tutto. Esatto, perché sta esplodendo. In quella scena della purea c'è Tognazzi che gli ripete: mangia. Mangia Michel, se tu non mangi tu non puoi morire, gli ripete più volte mentre lo imbocca con questa purea, insomma è qualcosa. Tra l'altro lui, tu hai detto giustamente, lui non mostra neanche dei controvalori, perché non è una controcultura, lui mostra veramente i disvalori della borghesia, ed è forse per questo che è così odiato, ma anche oggi, cioè io ho avuto occasione, non farò nomi, ho avuto occasione di incontrare negli ultimi anni persone che appartengono a quella tradizione lì, a quella generazione lì, che ancora oggi storcono la bocca a sentir parlare di Ferreri, e questo è un segno, voglio dire. Ma assolutamente sì, perché secondo me, bravo, hai detto benissimo, sei stato bravissimo, perché è vero, non sono controvalori ma disvalori. Cioè, voglio dire, purtroppo mette di fronte allo specchio, siamo sempre là, gli italiani, per questo gli hanno odiato. Esatto. Il punto era questo, secondo me il suo intento, chiaramente a un livello superficiale, perché poi ci sono letture più complesse che hanno dato anche grandi critici, però ad un primo livello lui voleva porre di fronte gli italiani allo schifo che stavano vivendo, sperando in una loro reazione almeno, penso. Sì, sì. Almeno di disgusto, come i suoi personaggi, perché per esempio lui tornerà, Ferreri intendo, ci torna anche dopo, quando sul finale di carriera con la carne, sì. Castellino, voglio dire. Però nei film con Tognazzi, per tornare a Tognazzi, lui fa questo, e critica pure, fa una critica alla società dei media, perché nella Donna Scimmia, quando... Tognazzi espone la moglie come un trofeo, lì lui secondo me sta dicendo: attenzione, perché anche lì state andando verso la spettacolarizzazione del dolore, e vi dovete fare schifo per questo. Sì, secondo sì. Me. Utilizzato veramente come, o se non peggio, rispetto a quello che faceva Barnum con i suoi circhi, voglio dire, di inizio secolo, in epoca post-western in America. Qualcosa veramente di terrificante. Io veramente adoro, proprio per il periodo storico in cui stiamo vivendo, io adoro il coraggio di essere, insomma, completamente non politicamente corretto di Ferreri, e ci vorrebbero tanti Ferreri al giorno d'oggi, dove vengono messe regole per insegnare cose che dovrebbero essere automatiche, dove non ci sono regole morali per regolamentare quelli che sono dei comportamenti umani reali. Cioè, questa è come dire, il controsenso. Sì. Penso che lui già avesse capito che uno schiaffo in faccia faceva più effetto di parole vuote. Cioè, voglio dire, quando lui a un certo punto, secondo me è una scena emblematica di questo film, è quando il dottore visita la Donna Scimmia, Annie Girardot, tra le altre cose, un'altra grandissima attrice.
immortale Nadia in Rocco e i suoi fratelli, quindi, cioè, voglio per dire, e la, la va appunto a visitare, e il dottore appena la vede dice è un mostro, sì. Lo dice in francese perché il dottore è francese, però voglio dire una cosa che secondo me adesso non si vedrebbe in un film forse italiano, esplicita, cioè dice subito quello che pensa di questa donna e dice fa schifo quasi, poi dopo sì, la sì. visita scopre che è incinta, però prima dice un mostro, sì. Quindi secondo me poi dopo c'è quella scena in cui gli fa cantare la novia con tutti che gli toccano la barba come se fosse una religione. Mamma mia, sì, 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 veramente, veramente incredibile. Aspetto io per Ferreri, perché quello non è neanche più coraggio, è qualcosa che non ha un nome, è sfida pure. Sì, sì, sfida, consapevole, consapevole, perché tanto lui sapeva come sarebbe andata a finire, come è andata a finire con l'Ape Regina, in cui praticamente hanno preso tutti gli insulti e i bastoni fra le ruote possibili, ovviamente da un paese cattolico in cui il suo rapporto coniugale, e cioè lui letteralmente è un fuco che va a rattrappirsi all'interno di questa vita coniugale con questa donna che all'inizio sembra una donna illibata e tranquilla, ma che poi effettivamente lo asciugherà completamente, e qui apre anche, come dire, porge completamente il fianco a quello che è quelle interpretazioni, no, che hai detto tu prima delle femministe, ma che sono sostanzialmente completamente infondate, perché qui in realtà poi lui, quanti personaggi ci sono anche salvifici, per esempio proprio all'interno della grande abbuffata che hai citato tu prima, certo. Che l'unico personaggio che mantiene un certo livello di solidità mentale e che li accompagna quasi fosse in un rituale a quello, certo, che è il finale, è esattamente una donna capitata lì quasi per caso, insomma. Sì. Andrea Ferreol, sì. La bravissima Andrea Ferreol, è vero, sì sì sì, perché capita lì per caso, ma poi alla fine loro scoprono che li può quasi traghettare, non so se verso l'inferno, quello che è per loro, però secondo me per loro non è un inferno, è una liberazione. Quello è la cosa che forse ha fatto arrabbiare molti, che questi, sì, uomini alla fine si liberino di qualcosa, non, sì, vadano incontro a una morte che temono, forse, sì, il contrario. Esatto, perché fin tanto che loro tengono i loro amici, e questa è una scena che abbiamo citato prima nel backstage, ma che è importantissima, questo ha un livello di interpretazione quasi psichiatrica, insomma io non ho come dire le lauree per poterlo dire, però finché loro tengono i loro amici già morti imbalsamati nel freezer, nel frigo, certo, dietro, frigo, e continuano dietro a mangiare, c'è quasi una sensazione di tranquillità secondo me nell'osservatore borghese medio, perché stanno mantenendo lì l'attaccamento. Quando si lasciano, sì, sì, andare del tutto, beh, diventa qualcosa, vero, di intollerabile probabilmente. Ma sì, perché in Ferreri poi c'è pure questa, diciamo, museificazione delle persone, che vengono messe quasi come in una teca di cristallo e osservate come se stessero in un museo, perché, sì, alla fine sono spogliate della vita e stanno lì come oggetti. La donna scimmia sono loro quattro, cioè appunto, sono loro quattro effettivamente. Io penso che Ferreri facesse pure questo di discorso tramite grandi attori come Tognazzi, cioè lui volesse anche dire che l'uomo deve stare attento perché si può ridurre a oggetto. Eh sì, esatto, esatto, tutti, indistintamente dal sesso, dalla uomini, vita, donne, storia, bambini pure purtroppo. Esattamente. Addirittura, quindi... A un certo punto della sua carriera, l'hai incontrato anche prima, ma a un certo punto della sua carriera, Ugo fa il botto, non che ne ha fatti tanti, ma Ugo fa il botto perché incontra e costruisce un film, viene costruito un film completamente a due, con tanti interpreti, ma quegli interpreti sono Ugo Tognazzi e Tognazzi Gassman, che fanno tutte le parti di un film, i mostri a episodi, che sembra non voler lasciare indietro nessuna delle piccolezze e delle ipocrisie degli italiani, e le mostra in maniera veramente brutale, perché le mostra in stile neorealistico, ma le mostra
in questo caso, come dire, non viene usata l'arma del grottesco di Ferreri, viene utilizzata la diretta, cioè l'essere diretti rispetto al pubblico. E questi Beh, sì, sono. qui, ecco, appunto, guarda, ma è quasi sia intuitivo, perché questa secondo me è una scena emblematica, cioè esce il titolo di giornale, uomo uccide famiglia, Esatto. figli e moglie, loro che cosa fanno? Scendono con quest'uomo, con questo assassino e si Il fanno la foto. mostro. Si fanno la foto e sembrano loro i mostri, però sia fisicamente, lombrosianamente che come Sì, persone, perché sì. stanno lì per farsi vedere belli e carini che hanno fatto questo arresto e quindi adesso sono popolari più dell'assassino. Quindi secondo me questa è un'immagine molto emblematica, però uno degli episodi dove viene veramente fuori maggiormente, secondo me, anche a livello autobiografico, la grandezza di Tognazzi è quello in cui impartisce lezioni al figlio piccolo. Sì, Era proprio suo figlio Ricky e la moglie era sua... la sua compagna Patuara, cioè nel senso stanno là e lui a un certo punto, mischiando vita e finzione, dice: perché non fai fare mia moglie a lei? E così viene fuori la famiglia vera. In quel pranzo, a un certo punto lui dice: sto bambino a me mi sembra morto. Sembra un C'ha morto, dagli del caffè, cioè sembra un morto. Dagli del caffè sembra un morto, poi aveva fatto delle lezioni prima, stanno a Luna Park e fa finta di essere un mutilato di guerra per non fare la fila. Sì, fazzoletto bianco per fregare la coda come se stessero andando all'ospedale, gli deve fare tutte per fottere il mondo, meglio un bel processo che un bel funerale, bravo, gli ripete continuamente. Il mondo è tondo, se non stai a galla vai a fondo. Continuo, lo martello, martello, e poi non vi diciamo come va a finire quell'episodio perché dovete vedere il film. No, lo però, dovete vedere, però insomma, bravo, lo martella a tal punto che gli fa un lavaggio del cervello e il figlio, che sembra passivo, non lo è, perché in realtà sta subendo il padre. Sì. È quello il punto. Anche perché, voglio dire, a un certo punto il padre gli dice chiaramente, quasi, che lui è troppo passivo, non glielo dice lì mentre mangiano, però gli sta dicendo: non reagisci, ti devi rendere conto che nella vita bisogna essere furbi, abbiamo mangiato 6 paste ma ne paghiamo 2, cioè 5 paste ma ne paghiamo 2, perché il bambino gli dice: ma scusa, ne hai pagate solo 2, ma te che ti frega, loro non se ne sono accorti. Esatto, via. è un continuo, lo martella, come gli fa fare quella parte dell'italiano medio che tutto sommato purtroppo sopravvive ancora oggi, che è l'italiano del chiuso alla porta di casa, tutto il resto, come dire, non mi interessa, l'importante è che porto a casa del vantaggio. E i risultati sì, quel tipico tratto nostro che purtroppo è duro a morire, di persone che comunque, quando possono, truffano in qualche modo. Esatto. E come hai detto te, hai detto benissimo, bravo, nel senso non si truffano in maniera proporzionale al fatto che non si curano di chi gli sta attorno, però cioè se truffano lo fanno pure perché sono indifferenti a tutto, certo, altrimenti certo. Non lo farebbero, certo. Se avessero consapevolezza che c'è gente fuori da casa loro che sta male, che avrebbe in teoria bisogno, mi viene anche un po' da ridere perché per loro non è così, del loro aiuto, anche col voto politico, quello che vuoi tu, in qualsiasi modo, questo non succederebbe mai, perché loro pensano ad andare avanti loro nella vita, a tirare la carretta, insomma. Ragazzi, questo qua è un film a episodi che li mostra un po' tutti, il tradimento emotivo da parte degli amici, il fatto che uno si presenta in questa scena, la raccomandazione è un episodio, madonna mia, raccomandazione veramente. È un episodio veramente, che con lui truccato da Moro, che dice a un certo punto, finge di aiutare il collega, gli dice ma il teatro che è in crisi, è il teatro, dice mi raccomando, raccomanda questo qui, certo è disgraziato, però comunque raccomandalo, capito? Cioè, sì, e poi lo inchiappetta in realtà, poi dice: ho preso tipo 20 milioni per l'ultimo film, ma sono 20 milioni che mi pesano qua sul cuore, poi con quella teatralità di Gassman, che era una roba... Mi pesano tutti qui, dice, capito? Sì, esatto, quei tratti istrionici. Vabbè, poi c'è la Tognazzi che vuole andare assolutamente come un buon cittadino per una volta a testimoniare in tribunale, che è la foto che vi sto facendo vedere, che poi finirà molto male a causa di questo pubblico ministero. Ce ne sono tante, ragazzi, c'è una persona che si lamenta,
Questo che prima, un minuto prima stava nella baracca e il minuto dopo va, gioisce, cioè esulta Allora non perché ci ha posso segnato. andarla, non ci posso Non ci posso andarla. andarla. Invece ci va, io ripeto 10 volte, ma alla fine ci va Eh sì, perché. alla fine ce va, nonostante che i figli siano malati con la tonsillite, Sì, che l'eurobiotici, dice il poi sembra dottore. quasi, insomma, è un po' da ridere, che sembra che sta fingendo nel dire ma come facciamo? Chi ci rimane con i bambini? No, tutta Eh la sì. roba. Insomma, veramente. Oppure l'episodio del falegname. Mamma mia, l'episodio del falegname. Vabbè, quei ragazzi, i mostri è un piccolo capolavoro dietro l'altro, interpretato fra piccoli spezzoni. E un po' più lunghi, ma loro due sono veramente dei mattatori, Sono veramente. pennellate veloci ma folgoranti. Il vigile, cioè ce ne sono tantissime dentro, veramente. E poi, vabbè, ragazzi, i mostri si passa poi a, vabbè, secondo me, io amo moltissimo Carlo Lizzani, anche per le sue, insomma, per il suo lavoro con Gian Maria Volonté. Ma Carlo Lizzani dà subito un taglio molto più metropolitano al tentativo di rivolta, ecco, di un Ugo Tognazzi ancora una volta qua, che viene dal mondo operaio e che vorrebbe fare la Bellissimo, rivoluzione, ma sì, poi. però bellissimo che dice andiamo a tanti comizi, ma avessi mai sentito una persona parlare di Adesso. rivoluzione? Una. Bellissimo. Esatto, esattamente. Con una grande Giovanna Ralli, un film Giovanna Rana. bellissimo questo qua, veramente qua vedete proprio tutta la. Lui riesce a far capire perfettamente tutta l'evoluzione che c'è dal possibile rivoluzionario, anche vendicativo, fino all'integrazione all'interno di una società milanese, insomma, veramente Sì, perché tentacolare. a un certo Vai, punto vai. addirittura il film, no, così al volo, il film inizia con una manifestazione e a un certo Esatto. punto lui incontra Giovanna Ralli che gli dice guarda che io sono stata arrestata una volta e mi hanno pure processato, mi hanno dato 18 mesi, adesso non mi ricordo, qua condizionale. Lui dice ah pure, dice sì perché quando mi metto in testa qualcosa per me è quella, ma poi a un certo punto Certo. addirittura Tognazzi parla con uno che gli dice... Alla fine D'Annunzio è rimasto famoso perché sembra che ha inventato lui la parola rinascente. Eh sì, come una serie di cose, come Tramezzino, no, eccetera, l'avevano incaricato di rivoluzionare la lingua italiana eliminando una serie di inglesismi, ed effettivamente è così, aveva creato una serie di parole D'Annunzio, però queste citazioni Sì, sono anche, sì, il livello, sì. perché gli dice a un certo punto, come quando dice c'era l'asfalto che praticamente ha ucciso la rivoluzione perché non ci sono più i sanpietrini da tirare, Vedi tu, cioè Hemingway, quindi insomma, esatto, sì. E bellissimo, cioè sta cosa veramente in questo senso incredibile. c'è anche un po' un legame con quello che è stato il lavoro di Tognazzi, regista e attore. Io lo cito qua in un caso, poi procediamo oltre perché voglio sottoporti un altro film a cui, cioè un altro, un po' di altri film, ma ne arriva uno in particolare su cui vorrei che mi dicessi qualcosa, ma il Tognazzi regista, per esempio, ha una bellissima introduzione a se stesso con il fischio al naso, che è praticamente una messa in cinema di un racconto di Dino Buzzati, che tende praticamente al surrealismo. Ancora una volta abbiamo un industriale che viene praticamente estromesso dalle sue possibilità di lavoro a causa del fischio che ha al naso e verrà introdotto in questo ospedale in cui sale di livello in livello. È qualcosa di sembra quasi qualcosa di non so se a metà fra veramente surrealismo o Samuel Beckett, ecco, c'è proprio qualcosa di, Kafkiano sì, quasi. esatto, è qualcosa di incredibile e dà idea di quello che sarà anche un po' l'utilizzo delle sue capacità di regista, che saranno purtroppo poco sviluppate a causa del fatto che, insomma, a 68 anni ci lascerà, ma ha fatto Purtroppo. dei tentativi, così come c'è l'immorale in cui andrà ancora una volta a prendersi delle martellate dalla critica e dalla censura, Pietro Germi qua, perché in cui affronterà l'idea della bigamia e anche della trigamia, eccetera. Quindi sono ragazzi
film che io tratto velocemente, perché ovviamente ce ne sono tanti, ma sono tutti film, insomma, vedete anche i registi, vedete lui, quali sono i contenuti, cioè Ugo Tognazzi è stato veramente magistrale, e arriviamo a un incontro che insomma produce un film che insomma, guardate i nomi, e io chiamo Alessandro in causa, perché qua il titolo è Porcine, il regista, come Pasolini. Vedete, è Pasolini. Sì, qui viene fuori uno, secondo me, dei temi importanti del cinema di Pasolini. Anche qui io mi inchino a persone che insomma, studiano da una vita Pasolini. Cioè, io ho conosciuto su un gruppo di cinema, leggo di degli articoli di Roberto Chiesi, che addirittura ha creato una casa di Pasolini con tutti i libri e i cimeli di Pasolini per onorare Pasolini. Ma in questo film c'è il tema portante di Pasolini, che è lo scontro fra un mondo antico idealizzato nella sua purezza e la volgarità di quello da adesso, incarnato da, in questo caso, da Ugo Tognazzi nel film, che ha con Alberto Leonello un dialogo memorabile al centro del film, in cui gli fa capire che sa il suo segreto. Esatto. Questo segreto è un segreto inconfessabile, una cosa che solo a pensarla adesso farebbe tremare i polsi di ogni censura, visto che nel film c'è un attore che si chiama Jean-Pierre Léaud, che è un'icona, perché è stato l'Antoine Duanel di Truffaut, 400 colpi, sì. È cresciuto con Truffaut ed è diventato un'icona come personaggio, ma anche come attore. Antoine Duanel è il bambino senza genitori che soffre della mancanza di genitori. E in un certo senso pure nel film di Pasolini interpreta un figlio del rampollo di una famiglia ricca, che però devia dalla strada che poteva essere quella di una famiglia ricca, e fa una cosa che loro chiaramente giudicano sconveniente, però è un atto fortemente ribellistico. Sì. Un atto mostruoso da certi punti di vista, ma ribellistico da altri, all'altezza o bassezza dei tempi che corrono in quel momento. Non ne parliamo adesso, perché io penso che per una persona, un tale intellettuale come Pasolini, non so che cosa avrebbe fatto al giorno d'oggi, visto che aveva presagito negli anni 70 quello che stiamo vedendo adesso. Sì, sì. In questo film, io non so se posso dire poi che cosa succede, nel senso, a cosa si riferisce Tognazzi quando parla con Leonello, gli dice: ma come mai tuo figlio aveva questa passione per i maiali? Chissà che cosa faceva con i maiali? E Leonello gli dice: non so che cosa, a cosa ti riferisci, cade quasi dalle nuvole. Di cosa stai parlando? Mio figlio, è vero, aveva questa passione, ma tu non so che cosa intendi, a cosa alludi, a cosa ti permetti di alludere. A cosa ti permetti di alludere. Esatto. E Tognazzi, con la sua immensa arte, riesce a essere ambiguo, vischioso, riesce a dire, sì, a non dire. Ci vuole far arrivare Leonello dicendogli: guarda che tuo figlio faceva queste cose perché era sfuggito al tuo controllo, perché la tua classe sociale è già, esatto, morta, è già cadavere, e fa cose bestiali, può solo fare cose bestiali perché si sta uccidendo da sola, sì, non ha futuro se non nel profitto, ma il profitto è un futuro? No. Quindi, ecco, diciamo che giustamente Pasolini attaccava con veemenza, eppure con cattiveria, perché era giusto, come faceva Ferreri, una società che non aveva futuro. Infatti ti stavo per dire, sia lui che Ferreri al giorno d'oggi rischierebbero di essere uccisi o di essere trovati impiccati. Ecco, questa è la provocazione che lancio io, perché io non lo so, però certamente ritorniamo al fatto che Pasolini disse: io non sono stato messo alla gogna perché ero omosessuale, ma perché avevo preso una posizione. Certo, sì, è una, esatto, cosa completamente diversa. Sì. Conta fino a un certo punto, anche se conta l'omofobia perché c'è stata, però fino a un certo punto conta, perché in realtà il problema vero era che io avessi delle posizioni radicali, sì, contro quelle che erano considerate le istituzioni.
Eh sì, e l'abbiamo detto anche nella puntata scorsa, insomma, e la rabbia, tra l'altro, di alcune controistituzioni o controposizioni di istituzione che lo avrebbero voluto e l'avrebbero pensato automaticamente arruolato, ma Pasolini, no, certo, assolutamente. Gli ha detto ovviamente no. Ragazzi, questo, tu hai usato un termine che secondo me è il termine della serata per quanto riguarda Tognazzi, vischioso. Quando lui interpreta questo tipo di personaggi è impagabile. È in grado immenso. Di tu, esatto, tu senti che quella cosa lì te la sta dicendo, ma è come un polpo che si muove, come dire, di qua e di là, facendo in modo che comunque sia quasi tu a doverla dire. Bravo. Alla fine, perché tu non gliela fai dire a lui, ma te la sta dicendo. Perché se te la dicesse subito sarebbe scontato, invece esatto. Lui ci fa arrivare tramite allusioni, e quello era, secondo me, incredibile, come era, riusciva a essere allusivo. Sì, incredibile. Dopo Pasolini, io ho segnato... ragazzi, un film che secondo me vale la pena di essere visto, di Ettore Scola, poi, e non voglio dire un ultimo arrivato, che è Il commissario Pepe. Lui in questo caso andrà a interpretare un commissario che viene incaricato di svolgere un lavoro quasi da buon costume in un paese che è pieno di malcostume, ma che ovviamente vuol far finta che tutto sia pulito, a patto che non venga, semplicemente a patto che non venga mostrato. E quindi ovviamente qua ancora una volta la sua posizione in realtà in questo caso è la posizione di qualcuno che prende difficilmente le distanze e che cerca, che è quasi sull'orlo del suicidio, mi verrebbe da dire, perlomeno lavorativo, piuttosto che portare a termine questo incarico terribile. Così come ancora una volta lui andrà a trattare la questione del venga a prendere un caffè da noi, andrà a trattare con Alberto Lattuada, andrà a trattare ancora una volta la questione del addirittura non solamente della bigamia o della trigamia, ma della bigamia e della trigamia in famiglia. Infatti, quindi qualcosa c'è. Infatti veramente... viene dalla spartizione di Piero Chiara, che sì. Lui aveva fatto dei film, pure La stanza del vescovo, no? Dove, ecco, sì. Nella stanza del vescovo anche lì faceva quest'uomo innamorato della donna quasi carnalmente, no? Sì. E che però non riesce a evitare il richiamo animalesco del contatto o dello stesso tipo addirittura, quello che oggi, vanno a utilizzare, vanno a propagandare come il poliamore, come l'ultima frontiera della libertà dell'uomo. Evidentemente qua lui l'ha mostrato con 40 anni di anticipo, ottenendo un mare di critiche eccezionali, fino ad arrivare la prima prova, nella prima prova di quello che sarà il vizietto dopo, ma una prova più sottile, una prova più più tagliente, filmata, che pure. Sì, da. Io questo film mi sento di consigliarlo a tutti, perché prima di tutto è un film bellissimo, sì. Dove lui interpreta questo uomo gay, perché comunque è descritto chiaramente, anche in quello non c'è nessun tipo di censura, ma no. È un uomo soprattutto che faceva parte di un mondo che oramai non c'è più, perché era un ex boys di Wanda Osiris. Sì. Dopo si ricicla, tra virgolette, come corniciaio, ma viene messo in mezzo, in pericolo, dalla nipote acquisita, che è interpretata da Jenny Tamburi, che purtroppo si mette in giri pericolosi. Ma il punto del film è che lui organizza queste feste con Vittorio Caprioli, dove Madame Royale non è più lui, è una Madame Royale, quindi si cambia completamente faccia, e forse è se stesso in queste feste. Il punto è che incontra un commissario interpretato da Maurice Roné, che è molto più ambiguo di lui, molto più cattivo, perché se ne serve. Esatto. Lo utilizza per arrivare a incastrare chi vuole incastrare, ma poi lo abbandona quando è il momento. Quindi il film fa questo discorso, è l'ingenuità di lui che viene sfruttata. Non sì. Viene deriso in quanto omosessuale, ma viene usato in quanto persona ingenua, sì. Che è una cosa completamente diversa. E purtroppo
poi, vabbè, non dico nulla, ma comunque viene usato. Attraverso l'ambiguità apparente sessuale viene affrontato il discorso dell'ambiguità sociale, dell'ambiguità dei rapporti sociale, umani. Ma soprattutto esatto. degli opportunisti, delle persone cattive, esatto. come sì. questo commissario, che non è, è manipolatorio, profondamente manipolatorio, e quando si rende conto che ha a che fare con una persona ingenua, se ne serve. Sì. E basta. È un capolavoro, ragazzi, questo è un capolavoro. Bellissimo. Perché tra l'altro mi sento di dire che nonostante tutto, siccome Alessandro è stato bravissimo nel mettere il punto sul fatto che ancora una volta non è la questione dell'essere omosessuale in questo film che conta, ma conta... Conta, ma fino a un certo punto. Esatto. È stato una delle pochissime volte nel cinema in cui un omosessuale non arriva come macchiettista. No, è vero, no, perché quella è la grandezza di Ugo Tognazzi, che gli ha dato accenti di umanità straziante, e sì. ne ha fatto prima un uomo che purtroppo, come ho detto, a fin di bene, perché vuole proteggere la nipote e tirarla fuori dai guai, si espone, anzi è molto più coraggioso, perché si espone per difenderla, ma rimane invischiato nelle mire di questo commissario senza scrupoli. Sì. Di questo poliziotto. Abbiamo un confronto che arriva e che io ho preparato qua, perché un altro incontro spettacolare fra Tognazzi e Gassman avviene in un ambiente in cui, secondo me, questa capacità di Ugo Tognazzi di non essere macchiettistico e tutto l'impegno di Vittorio Gassman nel volerlo essere vanno a inscenare un incontro fra un industriale senza scrupoli, schifoso, che ha rapporti con le minorenni, che ne fa di tutto e di più in termini di ovviamente di compravendita di favori ai partiti, insomma è proprio un esempio d'Italia che farà addirittura finta di essere un suo compagno di classe per farselo amico, fino al momento di essere sbugiardato da Tognazzi in maniera clamorosa. Che gli dice: lei è un bugiardo perché niente di quello che ha detto è vero. Esatto. Non sono mai stato a quei bagni, non sono mai stato in quello stabilimento, quindi insomma. Lo tira in trappola in maniera clamorosa, ma probabilmente, ecco, questo è uno di quei film che a me fa venire nostalgia. Qua quando torna vestito da centurione, perché da quello che è, perché insomma l'ha richiamato di corsa al commissariato. A me, io questo film, le volte in cui l'ho riguardato, grandissimo Dino Risi, mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto venire la nostalgia che non ne abbiano fatti di più, perché lavoravano veramente molto bene insieme, era come se fossero ben incastrati, ecco, Tognazzi e Gassman. Perché c'è, è vero, c'è quella scena per esempio con l'ombrello sulla spiaggia, che sì. meravigliosa, perché a un certo punto Gassman gli dice: tu eri prevenuto fin dall'inizio nei miei confronti, sì, cioè sapevi fin dall'inizio, pensavi questo qui fa schifo, e lui in realtà gli dice: è vero, perché lei è il simbolo di tutto quello che fa schifo, esatto. in Italia. Sì, e hanno ragione tutte e due, cioè lei è politicizzato, lei non voleva... Lei è ideologico. Sì, esatto. Io sai che ogni volta che guardo quella scena mi viene in mente il fu Berlusconi e il discorso delle toghe rosse. Ogni volta che vedo quella scena lì, precorre praticamente... Anche perché, sì, quelli erano attacchi in cui Berlusconi, veramente follia, lo stato puro, diceva che c'era un complotto delle toghe rosse, proprio vabbè. Adesso, vabbè. Fuori tempo. Comunque, Tognazzi ovviamente è passato anche da dei tentativi di cinema veramente particolare, mettendo grottesco. In scena addirittura il maestro e Margherita... di Bulgakov, riuscendoci piuttosto bene, tra l'altro con Mimsy Farmer, grande Ugo Tognazzi, che riesce nel cinema grottesco, come avrebbe potuto e dovuto fare più teatro Tognazzi se ne avesse avuto l'occasione, perché assolutamente. Passando poi anche per degli altri film classici che diventano quasi distopici, una messa in televisione di un possibile golpe borghese, insomma, con Mario Monicelli, qua lui mette
è presidente di un partito di destra estrema che vorrebbe fare un colpo di Stato, ma poi una serie di circostanze, insomma, creano un risvolto differente all'interno di questo tentativo di colpo di Stato. Poi ovviamente arriviamo, siamo già nella metà degli anni 70, abbiamo già parlato della grande abbuffata. A questo punto arriviamo, vediamo, no, c'è ancora una volta, c'è un altro Ferreri con Non toccare la donna bianca, in cui abbiamo Mastroianni, Tognazzi e Piccoli che praticamente hanno trovato modo di lavorare con lui, insomma, nella grande abbuffata, altro Ferreri di livello. E poi ovviamente due parole le dobbiamo comunque ridire, perché si arriva nel 1975 in cui due nomi si uniscono per fare un film che purtroppo è rimasto fino troppo famoso per quanto concerne la carriera di Tognazzi, perché Tognazzi è troppo più grande di un solo film o di una sola saga. È vero. Però Germi, certo, Monicelli, no. Assolutamente sì, perché vabbè, qui anche perché si sono incontrate due intelligenze incredibili, perché tra le altre cose il Villaggio a un certo punto ha detto quello che non veniva forse mai detto abbastanza, era di quanto fosse intelligente Ugo, sì, e di quanto fosse intelligente pure Monicelli. Dall'incontro di queste due grandi intelligenze viene fuori un film epocale, e il Conte Mascetti è uno di quei personaggi che rischia di non di fagocitare una carriera, perché è impossibile, perché è una carriera troppo incredibile quella di Tognazzi, ma di identificarla, perché qui c'è la supercazzola al vigile che è storica, memorabile, tutto quello che gli viene detto. La supercazzola è ancora adesso uno scioglilingua che pochi riescono a riprodurre alla velocità che ha usato lo stesso Tognazzi. Insomma, sfido chiunque a dire una cosa come terapia tapioca, se fosse Antani con la supercazzola scarpallaccia allaccia scarpa, eccezionale, incredibile. Quindi anche un esempio banalmente della capacità di interprete in grado di reggere uno scioglilingua, sì, della sua capacità proprio insomma di dizione, di funambolo della parola per quanto riguarda Tognazzi. Ma qua ci sono questi vitelloni invecchiati in età matura che esorcizzano la paura della morte e della vecchiaia, dell'incoglionimento, perché a un certo punto, quando Tognazzi non conclude con due donne, gli dicono, lui gli chiede a loro: ma sono rincoglionito? Loro: stai sulla strada, sì. Perché ecco, qui glielo dicono, perché a un certo punto ci sta Gastone Moschin che ce la fa più con questa donna con cui sta, gli dice: ma hai rifilato una psicopatica? E Adolfo, sì, Celi gli dice: ma tu che cosa pretendevi da me, scusami, eh? Sì. Cioè, chi volevi che te trovassi? E l'hai dice, conosciuta dallo psichiatra, cioè l'hai conosciuta dallo psichiatra che ti aspettavi, sì, e gli dice: vai, apri la porta e vai, lasciala, sì, senza farlo sentire, sì, apri, vattene. Poi dopo, per esorcizzare, secondo me qui c'è tutto il senso del film, per esorcizzare questa paura di essere lasciati, di stare soli, vanno a fare una bischerata, cioè vanno a prendere a schiaffi le persone che partono col treno, che quella è un'altra scena iconica. Sì, sì, questo è un film, ragazzi, che è fatto di scene che potrebbero essere praticamente citate una per una come scene iconiche. Cioè, sì, perché sono tutte scene iconiche. Direi quasi di tutti e tre i film, anche se secondo me, vabbè, il terzo ovviamente ha una dimensione decisamente inferiore rispetto ai primi due, però il primo in particolare, anche perché il primo è un film amaro, è un film cattivo, è un film cioè veramente ha delle punte in cui c'è proprio il comico assoluto, come quando si imbucano alla festa, che obiettivamente è un pezzo, sì, che secondo me crepita le risate, perché questi si presentano disinvolti e gli dicono: conosce mia moglie? Lui gli fa: conosce, gli bacia subito la mano, cioè sono talmente disinvolti che alla fine ci credono quasi i padroni di casa. Quindi già presentarmela, ma presentarmela, come da dire, ma secondo me gli sta quasi dicendo: ma sai da quanto la conosco? E non solo quello, però insomma, voglio dire, sono talmente disinvolti, vanno lì talmente con la faccia, sì, a come sedere, che i padroni ci credono questi veramente. No, poi certo la moglie chiede al marito: ma chi sono? Tu lo sai? Ma
Ma non lo so. È chiaro che siamo già in un periodo in cui si possono mostrare anche Adolfo Celi che si alza mentre è a letto con la suora, insomma arriviamo a essere già in un periodo in cui la censura agisce in maniera differente. Ovviamente il film si consterà poi di tre parti, cioè di due sequel, anche se ovviamente il primo ha una dimensione incredibile in cui l'amicizia, tra l'altro, nella loro capacità, come dicono giustamente, di non prendersi mai sul serio, mai, secondo me rappresenta, e vabbè, la scena in cui al funerale dichiarano la morte dell'amico e ridono tutti, chi non vorrebbe avere, essendo nella cassa, degli amici che sono in grado di ridere in quella maniera della morte di un amico, certo, esorcizzandolo definitivamente. E quello è un altro, è uno di quegli espedienti, non gli espedienti, perché non mi piace chiamarli espedienti, quelle idee geniali che comunque ti fanno pensare al volere esorcizzare la morte, perché poi secondo me questi sono film che nascono proprio nel segno di un... l'unico modo per combatterlo, il pensiero della morte, questo. Sì. Scherzando, ridendo della vita, non prendendosi sul serio, sapendo che tutto è transitorio, che purtroppo, o per fortuna, non lo so, tutto va goduto. Comunque va goduto, perché se purtroppo la fine è quella, banalmente, perché non godersi i momenti? È normale, no? È quasi scontato. Quindi bisogna tenere conto che, tra l'altro, Ugo, dalle dichiarazioni sue, da ciò che raccontano i figli e da ciò che raccontano gli amici, era un uomo che apparentemente non aveva nessuna paura della morte, dalle sue dichiarazioni, ma certo, aveva una paura terribile di invecchiare. Eh sì. E quando si è sentito, come dire, non essere più all'altezza di quella che era la sua gioventù o anche i suoi 55 anni, Ugo ha avuto, certo, dei periodi di depressione importanti, chissà che non abbiano in qualche maniera collaborato chiaramente alla scomparsa, possiamo chiamarla prematura, considerando nel 2024 quelli che sono mediamente, insomma, i tempi di vita di un essere umano. Però effettivamente, certo, beh, lui purtroppo era ancora in un periodo in cui magari la scienza aveva fatto dei progressi, ma fino a un certo punto non c'erano le cure che magari ci sono adesso. Ma comunque sì, bravo, è vero, l'ho letto anch'io, che più della morte aveva paura dell'invecchiamento, sì, forse. E poi passerà da Un'anatra all'arancia, che vi segnalo ancora perché è una bellissima, ancora una volta, interpretazione grazie alla regia di Luciano Salce, una bella commedia di equivoci familiari, di equivoci matrimoniali, con una Barbara Boucher sfavillante, una Monica Vitti che neanche ovviamente va, come dire, commentata, perché è Monica Vitti, purtroppo anche lei non ce l'abbiamo più, ma una delle più grandi attrici sicuramente purtroppo della storia del cinema, non semplicemente italiane. E poi passiamo, c'è un altro film a episodi, Signore e Signori Buonanotte, ve lo consiglio perché uno ha partecipato in qualche caso a qualche film a episodi con diversi registi, Lloyd, Bernardi, Comencini, insomma Monicelli, c'è dentro un po' tutto uno sguardo sulla situazione italiana commentata da un direttore di giornale che è Marcello Mastroianni, che lancia dei flash di agenzia su quello che accade all'interno del nostro bel paese. Ah, e poi arriviamo una giovanissima Monica Guerinore, stupenda, bellissima, eh sì. E poi arriviamo a un film, prima di arrivare al vizietto, che è un film da sganasciarsi dalle risate, perché Comencini firma la regia del Gatto, che qui vede assieme sì, veramente. Qui esco allo scoperto, vai, vai, perché questo veramente è uno dei film io lo adoro questo film, l'ho visto varie volte, tra l'altro una volta ho visto anche una cosa molto bella, una sorta di, non proprio un documentario, ma comunque un approfondimento in cui facevano vedere dove era stato girato questo film, perché qui mi ricordo che forse Righi o Gianmarco, non so, hanno detto che questo è un set felice, perché era un set d'amici. Tognazzi recitava accanto alla Melato, che era una sua amica, facevano due fratelli che devono mandare via da questo palazzo di cui sono proprietari tutti gli affittuari per intascare dei soldi, ma non hanno capito con chi hanno a che fare, perché sono un prontuario questi affittuari, insomma di mostri, di persone che fanno di tutto,
dalla scuola di scacchi che nasconde un giro di prostituzione, al quartetto d'archi che spaccia droga, al finto prete, a Dalila di Lazzaro che sta là ma non se ne vuole andare, e alla fine, vabbè, non dico niente, ma comunque stanno a che fare con delle persone che non se ne vogliono andare da lì. Ma il sale del film sono i duetti fra lui e la Melato, che Sì. sono imperdibili. Cioè, ti dico solo che lui legge, lei legge romanzi gialli e lui per dispetto strappa le pagine e se le ingoia. Questo per dirti il livello del... Poi il film è stato girato su queste terrazze romane che sono uno splendore. E c'è un pizzico di giallo, il film mette anche paura, non fa solo ridere. Perché ci sono dei momenti in cui Comencini obiettivamente entra in questi appartamenti, e questi appartamenti sono un po' fatiscenti, oscuri, poco illuminati, e un brivido lo provi, ma fondamentalmente fa ridere perché Tognazzi è a metà fra la cattiveria e la presa in giro, e come al solito è strepitoso, oppure la Melato, meravigliosi, film imperdibile. E se provate a fare un confronto fra l'interpretazione nella Classe Operaia va in paradiso in cui c'era Melato con il nostro Gian Maria Volonté e la Melato qua, osserverete secondo me qual è la forbice di capacità interpretativa di questa grandissima attrice italiana, insomma, No, che immensa proprio qui. Poi, tra le altre cose, fa questa zitella che viene insultata dal fratello dall'inizio alla fine del film. Ma veramente ti pieghi due dalle risate. Io lo consiglio a chi non l'ha visto, lo consiglio perché è un film veramente incredibile. Se Macchietta c'era bisogno di fare del mondo omosessuale e transessuale per far sembrare Macchietta in realtà il mondo Gli altri. dei benpensanti, il Dei mondo ben degli pensanti, altri, si arriva a un altro capolavoro che vede insomma, Ugo Tognazzi con una nobiltà di interpretazione clamorosa, Michel Serrault oltre ogni Lirico. limite. Ancora Michel Galabru che c'è anche nel Gatto, insomma Marcello Danon ci presenta questo film di Jean Poiret, sì? Jean Poiret, sì? No, di Edouard Molinaro, Edoardo Molina Rossi, sì. un grandissimo film, insomma io questo l'avrò visto boh, almeno credo 15 volte nella mia vita, è un film insomma in cui loro due sono due proprietari, adesso questo non vorrei svelarvi troppo, ma è un film in cui sono due proprietari di un nightclub, e il figlio di uno dei due, cioè il figlio di Tognazzi, viene ad Viene innamorarsi della figlia di questo uomo politico profondamente non progressista, diciamo, anzi tutt'altro, molto dell'ordine morale, conservatore. il presidente del partito per l'ordine morale, per cui voi immaginate che cosa Incredibile. possa venire fuori da. Però ragazzi, anche questo ha delle punte di amarezza e di capacità interpretativa di Tognazzi nel tirar fuori l'umanità, così come succede spesso, insomma, nei suoi film in cui va a prendere quelli che sono dei personaggi di nicchia sociale che sono unici, e viene sostenuto da un Michel Serrault che è veramente Stato di un grazia stato di proprio. grazia. Sì, è qualcosa Assolutamente. di. Sì, perché uno è Tognazzi è, come hai detto tu, in certi momenti quasi composto, ma di un umorismo irresistibile perché sembra quasi impassibile. Mentre invece Michel Serrault ha tutto un repertorio di urli, di mosse, ma riesce anche lui a Sì. dare umanità. Perché il fatto che faccia dei gridolini non significa che non riesca poi in molte scene ad No, essere umano. no. È talmente bravo che ha l'ampia gamma del personaggio, sia camp e quindi colorato, sia appunto umano, perché il tempo che passa, la paura di non essere più amato. Quindi, insomma, Sì. è un film che fa ridere, però è anche un film che dà atto di una coppia, appunto, Sì, esatto. Sì, di una sì, coppia e dei suoi problemi di coppia. sì. E i mostri, in questo senso, sono indiscutibilmente i personaggi che animano la famiglia insomma,
del deputato del partito dell'ordine morale. Rischia di essere quella la famiglia Adams, quella del deputato, sì. Tra l'altro è bellissimo, vabbè, adesso poi chi davvero dovesse non averlo visto, questo è un altro film che dovete vedere, ma chi dovesse non averlo visto io non voglio svelare, però in qualche maniera poi verranno anche trasformati in famiglia Adams a un certo punto del film per delle necessità, ecco, del film, certo. Per cui... famiglia Adams intesa come quella macchietta che viene rappresentata in questo senso. Se c'è da esagerare, esageriamo. Ma sì, perché pure il gioco dei travestimenti. Sì. Certo. Eccezionale, ragazzi, eccezionale. Sì. C'è un film poi che L'ingorgo è un film che ci butta nel cinema completamente surreale, secondo me. Sì, di Comencini, che è un film in cui abbiamo anche qui un cast, abbiamo Annie Girardot ancora, abbiamo Mastroianni, abbiamo Sordi, abbiamo la Sandrelli, insomma, ragazzi, abbiamo Gérard Depardieu, tra l'altro. Vabbè, sì, che è bravissimo, come sempre. Ed è un film veramente che anche questo sono tutti, adesso tanto potete rivedervi la puntata e veramente almeno questi sono essential, ma poi in realtà Essential Tognazzi si allarga ancora di più rispetto a quello che abbiamo citato. Alla fine degli anni 70 lui farà un film che a me è molto caro, io lo consiglio sempre, che è un film con una tra l'altro splendida Ornella Vanoni, sia all'interpretazione che fisicamente veramente degna di nota, e lui farà questo film che è uno dei pochissimi casi di film distopico italiano, nel senso che c'è un'Italia che deciderà a un certo punto che i vecchi sono qualcosa di inutile alla patria e anacronistico. Bisogna fargli fare una certa fine e nella fattispecie bisogna mandarli in vacanza. Io mi fermo qua perché oltre non potrei dirvi, ma c'è un Tognazzi che si sente liberissimo alla regia di interpretare veramente un personaggio che secondo me è anche molto molto vicino al Tognazzi di casa, per quello che se ne può sapere, perché anche il suo utilizzo della comunicazione è veramente degno di nota ed è un film distopico molto raro, perché Todo Modo a suo modo è un film distopico, però ha dei toni insomma di tutt'altro genere, anche super politici, mentre I Viaggiatori della Sera no. Poi arriviamo a un capolavoro, tu parlavi di Terrazze Romane, beh ragazzi, arriviamo, questo ragazzi è uno di quei film che sono quasi tutti che non potete non vedere, ma questo ci sono dentro tutti, c'è un incontro, c'è anche Serge Rejani, Jean-Louis Trintignant che aveva lavorato con Gassman al Sorpasso. Questo è un capolavoro, tra le altre cose viene scandito sempre da questa padrona di casa che dice è pronto in tavola. Esatto. Si ricomincia sempre dall'inizio, perché sera dopo sera sempre le stesse cose, stessi rituali, stesse chiacchiere. Bellissimo. E fa vedere la ripetizione di questa borghesia o alta borghesia però supposta rivoluzionaria addirittura, perché c'è anche una partecipazione da radical chic col confronto con i giovani e mostra queste persone che sono diventate dei fantasmi di se stessi avanti e indietro per questa terrazza. È difficile definire questo film, no Alessandro? Molto difficile, non vederlo. Difficile questo incontro di persone molto diverse fra loro, alcune che lavorano nel cinema, altre no. È un ritratto, è come se da questa terrazza si allargasse il discorso chiaramente, e forse per alcuni banalmente, ma non è così, all'Italia tutta. Sì. Questo è un prontuario di gente che è paradigmatica, assolutamente paradigmatica di quello che si trovava allora, ma un po' anche di quello che si trova adesso. Queste chiacchiere abbastanza futili, ma che in realtà forse non lo sono, perché dicono molto di noi. Siamo sempre lì. E il film sfiora il grottesco, perché nella ripetizione ci si stanca quasi, però nello stesso tempo non è grottesco perché è profondamente realistico. Non ha una definizione, un genere. No, esatto. È teatro portato sulla scena del cinema, ma in realtà
tra l'altro io mi sento di dire, non so se sei d'accordo con me, è un teatro che mostra i primi veri cedimenti di una compagnia di mattatori che sta arrivando al termine della propria carriera. Eh sì, sì, assolutamente. Abbiamo Mastroianni, abbiamo Gassman, abbiamo Tognazzi, abbiamo Trintignant, che vabbè è un po' più giovane degli altri, ma insomma abbiamo tutta una serie di persone che secondo me nei loro volti si legge quasi la stanchezza. Sì. Soprattutto in Mastroianni, ma anche in Gassman, perché Gassman è stanco nel fare le macchiette di quei personaggi lì. Sì. Poi Gassman avrebbe avuto anche dei periodi dopo di forte depressione, no? Purtroppo. Sì. Quindi sì. Ragazzi, sì. È un film veramente incredibile. Ci sono, come hai detto tu, paradigmi su paradigmi umani a confronto, giovani e vecchi. Depressione, euforia ingiustificata, ripetizione, partecipazione, intellettuali falliti. Esatto, è un bestiario, ecco, sì. Mi viene questa parola, non so se secondo te assolutamente sì. È un bestiario che Ettore Scola porta in scena su questa terrazza romana che è veramente, vabbè, guardatelo ragazzi, è veramente un film che non può mancare. Prima di fare qualche considerazione finale, perché siamo quasi a un'ora e mezza, quindi oggi stiamo sforando, volevo consigliarvi anche, ma questo se siete nostalgici, perché sennò non guardatelo, volevo consigliarvi un film dell'88, quindi manca un anno e mezzo alla morte di Tognazzi, che si chiama I giorni del commissario Ambrosio, un'interpretazione milanese di questo commissario che si trova alle prese tra l'altro con un grandissimo Carlo Delle Piane, quindi un Carlo Delle Piane che avrebbe partecipato a Regalo di Natale, Tutti Avati, ma è un Tognazzi, qua secondo me si avverte la stanchezza di Tognazzi, non sta neanche recitando quando recita delle parti di stanchezza della sua vita e quella sensazione di invecchiamento di cui parlavamo prima. È un film brillante, ragazzi, secondo me è molto bello per essere un film dell'88, certo, di Tognazzi, però chiaramente è un film che rappresenta, insomma, fa venire un po' la lacrimuccia. C'è questo commissario che deve risolvere un triste affare di crimine all'interno di una famiglia e di un padre molto molto interessato al bene della propria famiglia e che commetterà qualcosa che mai avrebbe pensato di commettere, ecco, di più non vi dico. E lui agisce quasi un po' come regista, ecco, dei destini attorno a lui, muovendosi meno, parlando meno. È un Tognazzi che purtroppo, come ho detto, mancava un anno e mezzo, forse meno, certo, alla fine della sua vita. Ragazzi, credo che vi abbiamo fatto insomma una carrellata, avete fatto quasi un'ora e mezza, Ugo ne meriterebbe sei, però ovviamente abbiamo dei limiti. Era facile, certo. Se no YouTube anche ci categorizza, ci manda via nelle relazioni di quelle, sapete, della fisica dopo mezzanotte, le lezioni di 4 ore e mezza di fisica che facevano alla RAI, eccetera. Vero, eccetera. Vero. E io come al solito chiedo ad Alessandro, perché a te è l'arduo compito, di dire le ultime due parole su Ugo, perché? Posso dire che mi posso esporre dicendo che tra questi 4 attori colonnelli che sono stati definiti così dalla critica ma poi dopo anche dal pubblico, forse è il mio preferito, perché ripeto, non sono mai riuscito, è incredibile il tipo di ambiguità che poi è il vero tratto dell'essere umano, se ci pensi bene, l'ambiguità che lui riusciva a trasmettere. Torno sempre su questo perché secondo me, anche quando ho occasione di parlarne con altre persone, è il tratto, per quanto mi riguarda, immediatamente distintivo dell'arte di Ugo Tognazzi. La capacità di trasferire, di trasmettere l'ambiguità dell'essere umano. Sì. Solo lui, cose che solo Ugo. Sì, perché sono tutti più o meno, per quanto enormi, sono tutti più o meno
adesso perdonatemi, manieristici, non posso chiamare Mastroianni, però non riesco a trovare una maniera. Ugo era veramente in grado di saltare da un paradigma all'altro, sì, facendotelo sentire. È qualcosa sotto pelle, insomma, è qualcosa anche difficile, è una magia, una cosa difficile da identificare, ma lui ce l'aveva. Sì. Grandioso, perfetto. Direi che non si poteva dire niente di meglio. Ragazzi, ovviamente siamo in diretta questa sera, martedì, in premiere con live chat. Vi aspettiamo quindi in live chat per Cinepatia e per tutte quelle che saranno le novità della settimana. Avremo una puntata molto particolare su l'ambiente lisergico, le vasche di deprivazione sensoriale. Giovedì farò qualcosa di legato anche al film Stati di allucinazione. Bellissimo. Tra l'altro Russell, personaggio molto strano, perché vi ho detto che ho intenzione di dare un po' un taglio particolare alla botteguccia e andare a trattare anche robe più particolari. E niente, io vi saluto e vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie mille Alessandro per questa presentazione. Grazie a te Teo e a tutti. Solita grandiosa presenza. Per qualunque domanda, per qualsiasi suggerimento eccetera, come al solito siamo qua. Mi raccomando, unitevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto quello che avete visto, se vi piace quello che facciamo, e io vi saluto e vi auguro una buona nottata. Ciao ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.